Sono in mano dei carabinieri di Cagliari le foto scattate lo scorso Capodanno a Villa Certosa in Sardegna durante la festa a cui Silvio Berlusconi invitò diverse ragazze, tra queste anche Noemi Letizia. Le ha consegnate lo stesso fotografo che le ha fatte, denunciato dal Presidente del Consiglio, indagato dalla Procura di Roma. Insorge l'opposizione, chiede a che titolo siano state sequestrate queste immagini, annuncia interrogazioni parlamentari anche su altri aspetti di questa vicenda. Valeria Ferrante. Centinaia di foto sequestrate, immagini dell'ultimo Capodanno nella residenza sarda di Berlusconi, Villa Certosa, presenti Noemi Letizia e un'altra trentina di ragazze, foto scattate dal fotografo Antonello Zappadu, ora indagato per violazione della privacy e tentata truffa. Siamo in causa contro il garante, contro la decisione del garante sull'autority. Non viene riconosciuta chiaramente la violazione di domicilio, non viene riconosciuta la manipolazione delle fotografie e così senza dare una ragione specifica viene data una invasività dato che ho fatto le fotografie col teleobiettivo. Questo è un controsenso anche perché a un certo punto noi vediamo che anche a Montecitorio vengono usati i teleobiettivi, tant'è che si vengono fotografati anche i documenti dei deputati. Il sequestro è disposto dalla Procura di Roma dopo un esposto del legale di Berlusconi, Ghedini. La casa di Zappadu viene perquisita, lui si presenta dai carabinieri per consegnare spontaneamente i CD con gli scatti e spiega la ricostruzione. Parla Zappadu anche di altre foto scattate all'aeroporto Costa Smeralda, un luogo pubblico, precisa. Protagonisti, gli ospiti del Presidente del Consiglio, tra cui il cantante Apicella, ospiti che scendono da aerei dell'aeronautica militare. Nel caso Noemi si apre così un altro fronte, mentre Berlusconi torna a parlare di quella che definisce una campagna di odio che si trasformerà, dice, in un boomerang contro chi la cavalca. Il Premier addita i giornali che chiama scendiletto del Partito Democratico. Le opposizioni criticano gli attacchi del Premier alla stampa, ironizzano i democratici, è stato introdotto il reato di lesa maestà e annunciano due interrogazioni parlamentari. Sulla base di quali leggi, chiede il PD, sono state sequestrate foto scattate in luoghi pubblici e quali norme consentono l'uso di voli di Stato per spostamenti privati?